E chi cazzo è? Chi cazzo è? Questa è la domanda che molti di voi si stanno ponendo in questo momento. Chi cazzo è Diego Fusaro? Eppure è un nome che avete già sentito da qualche parte, l'avete visto in televisione, forse. Diego Fusaro è questo qui. E di base chi è? Beh, la risposta in realtà è molto semplice e molto complessa allo stesso tempo. Diego Fusaro è un esperto nel suo campo. Diego Fusaro è un filosofo. È un esperto in filosofia, è professore di filosofia, è un uomo che scrive tanti libri e è un personaggio televisivo. È un personaggio che viene trascinato in ogni super talk, in ogni salotto televisivo, in ogni discussione politica, dalla gabbia, da Di Martedì, da Chiambretti, ovunque, ancora un po' anche a Zelig, anzi mi sa che c'è stato. Ma perché? Perché è così famoso? Perché tutti quanti lo citano? Perché tutti quanti ce l'hanno con lui o invece lo supportano enormemente? E soprattutto perché i suoi post vengono condivisi in continuazione? Perché è diventato un personaggio così, non tanto controverso, ma così, così? Perché lui, cari amici, nel corso del tempo si è costruito la nomea di essere l'unico grande intellettuale con il cazzo turbo durissimo che affronta il grande complotto del turbo capitale. Cosa? Infatti, secondo lui, secondo questo grande esperto, tutto quanto il mondo è vittima di un enorme complotto. Il complotto del capitale. Il capitale globalizzato, consumista, globalista e capitalista. Tutto quanto isto, che di fatto distrugge ed elimina ogni libertà, ogni dominazione che noi ci siamo conquistati nel corso dei secoli. Il grande capitale, attraverso la grande elite finanziaria, la troica o la troia o quel che è, cerca di eliminare ogni aspetto della nostra vita e della nostra libertà quotidiana, la nostra sovranità nazionale, che viene distrutta e ceduta ad a grandi organi finanziari e europei, tutto quanto un bordello. Per esempio anche gli immigrati sono un chiarissimo esempio, perché vengono presi forzosamente dalle coste libiche, loro erano soltanto lì in vacanza, ma vengono presi e portati in Sicilia a lavorare come dei poveri neri, appunto, all'interno dei campi di pomodori, e di conseguenza fanno dumping salariale. E quindi, se fanno dumping salariale, cosa succede? Succede che gli italiani che lavoravano lì per i pomodori, che potevano morire tranquillamente sotto il sole, adesso non possono più farlo, e quindi non si sta più bene. E si stava meglio quando si stava peggio, e adesso è tutto quanto un casino. Una tremenda inondazione! Le cavallette! La colpa è soltanto del capitale, del grande capitale che ha distrutto tutti quanti noi! E noi dobbiamo fare qualcosa, ma grazie a Dio c'è Fusaro. C'è Fusaro che attraverso il suo grande intelletto e grazie attraverso il suo meraviglioso Facebook ci illustra di queste enormi complottazioni che ci distruggono. Ve ne leggo qualcuna. Abbiamo rimosso la leva obbligatoria e abbiamo messo come nuova naia l'Erasmus per rieducare i giovani al globalismo post-nazionale, di modo che essi abbandonino ogni radicamento nazionale e ogni residua identità culturale e si consegnino senza coscienza infelice all'erranza planetaria e all'espatrio permanente, al moto diasporico globalizzato e alla centrifugazione postmoderna dell'identità. I pedagoghi del mondialismo possono così con profitto imporre ai giovani italiani la nuova postura cosmopolita no more. Prematurata la supercazzola o scherziamo? E io a questo qui gli ho dato del fascista. Gli ho dato il fascista e voi siete venuti sotto al mio canale a riempirmi di insulti e di commenti dicendomi ehi, aspetta un secondo campione, guarda che Fusaro non è assolutamente un fascista. Lui è un grande seguace di Marx, lui è un grande seguace anche di Gramsci, segue le sue idee, qualsiasi cosa esso voglia dire. E io dico, ma certo, assolutamente sono convinto che lui sia un enorme seguace di Marx. Però questo qua scrive su Primato Nazionale, questo qua invoca la leva obbligatoria. Questo qua dice che il gender domina il turbo cazzo globalista. Questo qua è un fascista, di cosa cazzo? Però mi sono reso conto di una cosa. Io sono un coglionazzo, non ne so un granché di filosofia. Certo, d'accordo, posso snocciolare la cosa di Ercole che segue la tartaruga, poi la trova, se la mangia, ma basta così. Poi faccio la figura appunto, d'Erfaina, quindi sinceramente, cazzo, con Erfaina sto qua, quindi... Però mi sono detto, posso fare un video in cui posso portarmi un super alleato che legittimi le mie stronzate. E quindi mi sono portato l'alleato più potente che si possa trovare su YouTube Italia. Non sto parlando di un uomo con i numeri, ma di un uomo con... i paroli, cioè un comunque, Rick Duferre, Riccardo Dalferro, esperto in filosofia e letteratura creativa, che parla di filosofia, espone filosofia e forse fa parte del complotto turbo mondialista, ma comunque chi lo sa, chi se ne importa. In ogni caso, benvenuto Rick. Ciao a tutti, ciao a Gio Pizzi, che bello essere qui. Bene Riccardo, sono sicuro che mi aiuterai. Allora, io volevo sapere, Fusaro è fascista oppure no? Dimmelo fratello. Ma no, Fusaro non è fascista. Come no? Si era detto
il turbo capitale, le cose. Ma no, Joe, Fusaro è un No, ci denuncia! Sì, stavo dicendo, è un competentissimo costruttore di supercazzole incredibili, perché, dai, diciamocelo, Fusaro è esattamente questo. No, perché questo qua ci denuncia entrambi, quindi non lo so, cioè, finiamo in galera, io i pompini non li so fare, ben, cioè, oddio, non lo so. Quello che fa Fusaro è diffondere supercazzole nella speranza che la gente non capisca quello che sta dicendo. Però partiamo da un punto fondamentale. Cosa non è Diego Fusaro? Ecco, ho la certezza di dirti che Diego Fusaro non è un filosofo, perché un filosofo è una persona che, utilizzando il linguaggio e lo stile di pensiero della filosofia, mette in discussione un po' tutti quelli che sono i canoni del suo tempo. Un vero filosofo è inascoltato nel suo tempo. Un filosofo non può crearsi un vero consenso, perché il suo lavoro è quello di distruggere qualsiasi possibile tipo di consenso, quello di far stridere i suoi pensieri con la realtà di chi lo legge o lo ascolta. E questo Fusaro lo fa. Fusaro non fa questo. Fusaro è un accalappiatore di consenso. Io i suoi libri li ho letti, e faccio solo un esempio. Pensare Altrimenti, che è forse il libro di cui si è discusso di più nella sua carriera di autore di filosofia, è una costruzione immane di formulette che mano a mano vanno ad accalappiare l'attenzione e il consenso del complottista di turno, del sovranista di turno, di quello che vede il Bilderberg, Soros come i grandi nemici. Ecco, quello che ha fatto Diego Fusaro è riconoscere una domanda. C'è una domanda là fuori, proprio da un punto di vista commerciale. Ci sono moltissime persone che hanno bisogno di sentirsi dire che non è colpa mia, non è colpa nostra, è colpa di qualcuno collocato distante. Grazie! E Fusaro, riconoscendo questa immensa domanda, non fa altro, come il più becero dei piccoli commercianti, offrire la sua dose quotidiana di consolazione. Ma sì, tranquillo, la tua vita va male, ma perché ci sono i cattivoni oltre il tuo sguardo, oltre il tuo orizzonte, irraggiungibili, che sono composti da forze troppo immense per permetterti di fare qualcosa, i poteri forti. Tu sei un uomo spietato, tu sei un uomo selvaggio, e la cosa mi piace molto, però di fatto hai ragione, non c'è niente di più rassicurante. Perché sto imitandoti? Porca troia. Però effettivamente è vero, non c'è niente di più rassicurante di un complotto. Sentirsi dire che la tua vita fa schifo non per colpa tua è la cosa più bella del mondo, perché è proprio qualcosa di lontano, è qualcosa che non puoi risolvere, una cosa che non puoi gestire, è completamente fuori dalla tua responsabilità. È lo stesso concetto della religione, no? Tu non sai perché devi fare questa cosa, la tua vita fa schifo, siamo polvere nell'universo, però sapere che c'è un grosso uomo con la barba laggiù che dice fai questo e fai quest'altro e andrà tutto bene per il secolo dei secoli che verranno, è terribilmente rassicurante. E questo è... Ecco, questo è l'esatto contrario della filosofia. Fusaro non è un filosofo, è qualcosa che distrugge ogni possibile filosofia. E allora com'è che... Ancora di più, Fusaro non incita all'uso del proprio pensiero, della propria testa, ma se andiamo ad analizzarlo, quello che Fusaro fa è permettere a chiunque, anche dotato di un intelletto minimamente simile a quello di una blatta, oppure che non ha mai letto un libro in vita sua, a parte la quarta di copertina di Pensare Altrimenti, permette insomma a chiunque di scimmiottarlo. Tu, nel tuo video in cui hai citato questa cosa di Fusaro, l'hai visto perfettamente, quelli che scrivono Nuova York. Questi neanche sapevano che new significasse nuova, fino a che Fusaro non ha aperto loro gli occhi, come il filosofo che scende nella caverna dopo aver contemplato il sole, ma soltanto per dire a quelli incatenati che le ombre che stanno vedendo non sono vere, e quindi lui gli fornisce altre ombre, altri fantocci, altri pensieri inutili a cui aggrapparsi.
Fusaro non è un fascista, Fusaro è al massimo un commerciante di consolazione, è al massimo qualcuno che si è costruito una minima immagine, anche grazie a grandi colpi di culo. Voglio dire, lui la sua prima notorietà ce l'ha avuta a causa, o per merito, ma secondo me a causa del suo filosofico.net. È stato il primo in Italia ad aprire un sito scopiazzando i testi di grandi autori di manuali come Franco Volpi, come Berti e tanti altri, scopiazzando testi di manuali per metterli là nel sito. E ovviamente tantissimi studenti in cerca di informazioni ai primordi dell'internet, si parla del 2002-2003, incontravano filosofico.net perché non c'era soluzione, non c'era altra alternativa. E quindi Fusaro ha avuto anche un grande colpo di culo nel costruirsi la sua immagine. Oggi sta coltivando la sua immagine nel tentativo di reiterare un certo tipo di discorso, un certo tipo di sensibilità, di incontrare, lo ripeto, una domanda proprio commerciale, una sorta di necessità bassa del ventre dell'uomo italico, per dire a tutti: guardate che siamo vittime di qualcosa di terribile, e dimmi te qui dove sta la filosofia, cazzo. Anche perché appunto Fusaro, grazie all'uso di questa sua neolingua, è riuscito anche a costruirsi un vero e proprio personaggio televisivo, ma proprio di quelli che non li puoi attaccare. Non puoi andare sotto Fusaro e dirgli sei un coglione, perché lui ti risponde con delle formule sperimentate, usate nel momento giusto e al punto giusto, che di fatto distruggono, eliminano completamente l'avversario. Esempio stupido: Fusaro ha definito Mani Pulite come un colpo di stato giudiziario, perché ovviamente il principio è: non importa che questi rubavano, erano comunque italiani, no? Perché questa c'è una cosa fuori dal mondo. E ovviamente Di Pietro, che era il PM che guidava Mani Pulite, era lì che era incazzato come una iena. Ora, voi vi ricorderete, Di Pietro non è esattamente il Visconte d'Austria, né tantomeno Kant, quindi la sua reazione è stata tipo: e Fusaro gli fa: non starnazzi. Oppure altre frasi come: la violenza non mi compete. In realtà non lo dice così, dice più una cosa: la violenza non mi compete. Devo studiarlo come personaggio. Sta di fatto che comunque ti distrugge, ti elimina, e quindi diventa un personaggio che viene celebrato in televisione, perché di fatto una risposta simile è proprio Cazzarola, è veramente un negro che risponde a un altro negro con una battuta ancora più forte, e che fa? Rispara in aria e dici che è bravo. Quindi la storia è quella, è finita. Ma poi scusami Gio, che cos'è il rossobrunismo, di cui Fusaro è oggi il più importante rappresentante in Italia? Pensate quanto male sono messi i rossobruni, se non il tentativo di costruire un discorso che mi permetta di accalappiare il consenso un po' dall'una e un po' dall'altra parte. E così Fusaro, con le sue formulette in cui denuncia l'oligarchia capitalista, turbocapitalista, il clero del giornalismo e la disinformazione mainstream, eccetera, eccetera, con questa vera neolingua che sta chiudendo gli orizzonti interpretativi del suo pubblico, o perlomeno potremmo dire dei suoi schiavi intellettuali, cos'altro è questo rossobrunismo se non il tentativo di poter andare a un certo punto alla Festa dell'Unità, ma poi anche da Casa Pound, e a un certo punto vai a dire ciao ciao ai socialisti, e dall'altra parte vai e guardi i neonazisti e dici: ah, ti faccio l'occhiolino perché potrei piacerti. E Fusaro è esattamente questo. Poi lasciamo perdere tutto il discorso che probabilmente il fascismo e anche il nazismo, che in realtà si chiamava nazionalsocialismo, sono una cosa assolutamente unitaria storicamente rispetto al comunismo e al socialismo. Quindi il rossobrunismo potrebbe essere veramente l'apice o il canto del cigno del pensiero collettivista socialista, e quindi Diego Fusaro in realtà porta con sé una coerenza molto molto riconoscibile. Ma voglio lasciare da parte tutto questo e voglio puntare l'attenzione proprio sulla costruzione della neolingua di Diego Fusaro. Lui nei suoi libri produce delle formulette facilissime che parlano al basso ventre, agli istinti, quegli animali. Ma cosa c'è di più distante dalla filosofia che non gli istinti animali, la deresponsabilizzazione, il sentirsi vittima senza essere vera vittima del mondo? Perché, cari rossobruni, le vere vittime del mondo sono altre e non hanno niente a che vedere con sovranisti, antisovranisti, eccetera, eccetera, eccetera. Sono altre. Eppure Fusaro fa questo, incontra questo becerume intellettuale insito nello stomaco basso delle persone e
riesce a costruirsi consenso. Io quando feci i miei video su Fusaro, anche video molto pacati in cui analizzai, per esempio, pensare altrimenti. Pacata è una sega. Mi ritrovai uno stuolo di persone dotate dell'intelletto della mia videocamera, anzi no, scusami videocamera, non volevo, persone dotate dell'intelletto della mattonella del mio... Insomma, persone dal basso intelletto che venivano a insultare riproducendo le formulette fusariane, dicendomi che ero parte integrante del clero oligarchico di questo mainstream che diffonde disinformazione, eccetera, eccetera, eccetera. Turbo capitalista! Io volevo rispondere turbo scarso intelletto, ma... No. Turbo rincoglioniti! Ecco, Fusaro è un genio in questo. Fusaro è straordinario in questo, è riuscito a costruirsi questa immagine quasi intoccabile. E da un certo punto di vista, a me Fusaro diverte, cioè mi fa veramente divertire, perché io guardandolo dal punto di vista proprio dell'analisi del linguaggio e anche dell'analisi del pensiero, e perdonami parola pensiero per averti attribuito a questa nefandezza, mi diverto un po', è divertente vedere questa cosa. Poi è triste vedere che ci cadono così tanti, è un grande trappolone Fusaro, altro che fascista. Fusaro non avrebbe neanche il coraggio di definirsi fascista in un mondo di fascisti. Però forse questo è la caratteristica più fascista che possiamo trovare in Fusaro. La mancanza di coraggio, la pusillanimità. Sì, allora da questo punto di vista potremmo dire che Diego Fusaro è fascista. Però non lo so. È una questione molto delicata, è una questione difficile da dirimere e sicuramente un membro del clero intellettuale che porta avanti questo tipo di disinformazione non è la persona adatta per parlarne. Certamente il mio invito alle persone che ci stanno ascoltando è di non pensare che la filosofia sia Diego Fusaro. Non lo è, ma neanche un cicinin. No, non è quella la filosofia. La filosofia è un'altra cosa che potete trovare in tanti altri autori, in tante altre persone che divulgano e fanno informazione o scrivono opere di filosofia. Quelle di Fusaro sono opere che costruiscono consenso, esattamente come quando un bambino si mette davanti al computer e si chiede: ma cos'è che va per la maggiore oggi? E si mette a fare video di Fortnite senza che Fortnite gli piaccia effettivamente. Che cazzo volete? Io non faccio gameplay, vaffanculo. E comunque questa cosa è vera. Lui, come tutti quanti i grandi politici di successo in questi ultimi anni di fatto, che cosa fa? Prende un elemento che accade nella quotidianità, che ovviamente causa scalpore, discussioni, polemiche, e ci butta dentro un pensiero attraverso i suoi social network. Un pensiero semplice, di fatto, nonostante costruito con una certa lingua, è proprio sciocco, superficiale, non approfondisce una sega, e di conseguenza si può comprendere immediatamente, crea subito polemica, è subito condivisibile e quindi accresce in un modo o nell'altro il suo consenso, la sua visibilità, la sua importanza. Perché appunto un post più lungo ha bisogno di più tempo per essere letto, compreso, magari contestato o approvato e poi condiviso. È una cosa molto più complessa. L'immediatezza del messaggio, la forza che colpisce alla pancia immediatamente, è sicuramente più efficace a livello elettorale di qualsiasi altra ragionevole proposta. E questa cosa è stata la carta vincente certamente di Salvini e del Movimento 5 Stelle. Però, un giorno questa cosa pagherà, nel bene o nel male. La gente verrà a chiedere il conto di tutto questo. E vedremo. We shall see. Vero Riccardo? Ecco, io sono convinto che, al fondo, Diego Fusaro detesti quello che dice, quello che pensa, ma si è convinto che funziona solo quella cosa lì e quindi si mette a reiterare quel discorso. Forse un giorno finirà anch'egli per convincersi della bontà di quelle idee, che non sono idee, ma deiezioni del pensiero. Per rispondere alla domanda del video, insomma, Diego Fusaro non ha neanche il coraggio di essere fascista, neanche lontanamente. E questo forse è la cosa che lo rende più fascista di qualsiasi altra. Scusa, non ho resistito. Quindi ragazzi, io sono veramente contento e sono stato a dir poco onorato di avere Rick Dufer, Riccardo Dal Ferro, qua con me sul mio canale. E questo davvero, davvero, adesso sono ufficialmente all'interno dell'intelligenza di YouTube Italia. Ah, che bello, che bello! Potete trovare il suo canale qua sotto in descrizione. Non è soltanto, come avrete inteso, un professore di filosofia che ti espone i concetti. Per carità, è anche questo. Però è una persona che utilizza la filosofia, che utilizza la logica, la concretezza del pensiero applicata alla vita di tutti quanti i giorni.
emozioni, come poter appunto comprendere un intero fenomeno, come comprendere la nostra esistenza, come è un bordello da spiegare comunque la cosa, veramente, cioè non so come dire, prende un video in cui parla del Joker e ti espone come il Joker in realtà forse ha ragione, prende per esempio un'altra cosa e ti spiega che quella cosa è strana, fa un sacco di cose, parla di filosofia nella vita vera, di come in realtà sia l'unico strumento che abbiamo per sopravvivere sia a livello intellettivo che a livello reale. Quindi signori, andate a vedere il suo canale, fate un favore a Gio Pizzi, oltre ovviamente lasciare un bel mi piace o un non mi piace, mi raccomando, e ovviamente condividere la vostra opinione in merito. Siamo due stronzi probabilmente, siamo simpatici certamente, voi siete grandi fantasticamente, quindi lasciate un bel commento bello bello in modo assurdo. Ragazzi, noi ci vediamo presto prestamente, qua ci sono tutti quanti i miei Patreon che mi aiutano a tenere su questo bel canalone simpaticone. Vi ringrazio enormemente per essere stati qua per tutti questi minuti e mi raccomando, noi ci vediamo prossimamente qua sul mio canale. E ancora, grazie mille Rick, fai il tuo saluto. Non hai fatto il saluto, vaffanculo, perfetto, va bene, d'accordo, tanto io sono qua da solo, va bene, in fondo che cos'è il mio canale? No, io non dico un cazzo, certo, va bene, dai, ma sì, ma vaffanculo, ma chi se ne frega. Ci vediamo la prossima volta, Pizzi out.